Chiedo scusa a nome di Angelo, che purtroppo è affetto da quella, da questa malattia che sembra non ci voglia lasciare, però insomma siamo qua. Sì, buonasera a tutti, io sono Michelangelo Toma, direttore artistico del Festival della Reciprocità, questo progetto che è nato ad ottobre dello scorso anno e che coinvolge i tre comuni di Allier, San Giorgio Canavese e Castellamonte. Abbiamo un ricco calendario di appuntamenti partito a maggio e si concluderà in ottobre. Stiamo già lavorando alla seconda edizione con degli eventi che partiranno nel mese di dicembre. E voglio ringraziare, visto che sono qui presenti, i sindaci Pasquale Mazza, Marco Succio, che non vedo ma che sta arrivando, e Andrea Zanusso, che invece è qui, e quindi il senso di questo appuntamento e di questo incontro con Peppone è proprio quello di approfondire il tema, il perché è nato questo festival, come mai si chiama Festival della Reciprocità, e lo vorremmo fare partendo dal racconto biografico di Giuseppe, poi capirete perché. Prima di iniziare con la masterclass, invito il sindaco di Castellamonte qui per fare un saluto. È arrivato. Prego. Anche il sindaco di Allier. Eccolo, ciao Marco, benvenuto. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per essere presenti qui. Io brevemente dico il motivo per cui oggi siamo qui, cioè formare, fare formazione, crescere assieme come territorio. Questo è uno dei temi del Festival della Reciprocità. Pertanto all'interno anche delle prossime edizioni del Festival della Reciprocità ci saranno dei momenti di formazione per far sì che tutto il territorio cresca assieme, a partire dalle amministrazioni comunali, ma anche dai livelli più alti delle amministrazioni comunali. Oggi abbiamo qua consiglieri regionali, parlamentari, quindi partire dai livelli più alti fino ad arrivare a coloro che gestiscono poi in realtà il territorio. Quindi gli esercenti, le associazioni e infine i cittadini, perché i cittadini sono la parte poi preponderante del territorio. Pertanto noi insomma tutti gli anni cercheremo di fare formazione, cercheremo di lavorare affinché questo tutti assieme cresciamo. Io riterrei giusto un saluto da parte dei sindaci di Allier di San Giorgio, che sono i partner di Castellamonte, partner alla pari. Noi stiamo lavorando alla pari, stiamo lavorando assieme, stiamo lavorando bene all'interno del Festival della Reciprocità. Prego Marco e prego Andrea, venite pure a salutare, perché credo sia doveroso e meritato da parte vostra. Grazie. Grazie Pasquale, buonasera a tutti. Credo mi ricollego a quello che ha detto Pasquale poco fa. Nel corso di questa prima stagione del Festival della Reciprocità abbiamo lavorato molto per valorizzare il nostro territorio sotto vari aspetti, e che ovviamente questo non è il contesto per andare ad elencare, perché penso che chiunque di voi o comunque molti di voi avete avuto possibilità di partecipare anche a tanti altri eventi che abbiamo organizzato, ma la formazione ritengo che sia veramente fondamentale. Quello che più volte mi sono sentito dire in tanti anni che ormai che faccio il sindaco è che spesso il nostro territorio, pur avendo molto da offrire dal punto di vista turistico, gli manca anche un po' la cultura dell'accoglienza e il saperlo proporre e valorizzare nel modo giusto. Beh, ecco, credo che tutto questo parta dalla formazione, e insomma l'evento di oggi deve essere un po'
credo simbolicamente il primo grande evento che poi consenta di andare negli anni a lavorare ulteriormente su questo fattore. Quindi grazie al pubblico numerosissimo presente, grazie Pasquale, grazie Peppone, Michelangelo, e passo la parola al collega Zanusso. Buona serata a tutti. Beh, grazie per l'ospitalità e per le parole dei colleghi sindaci. Io vorrei aggiungere un ringraziamento anche alla proprietà di questo bellissimo castello, perché è un'occasione... È un'occasione importante per poter fare, come dire, accoglienza, anche quella, avere la disponibilità di coloro che mettono a servizio queste importanti dimore che possono diventare un valore non solo per Castellamonte ma per l'intero Canavese. Quindi noi siamo a servizio, come diceva Pasquale, di Castellamonte e reciprocamente tra noi tre, però in realtà è per tutto il Canavese che facciamo questo esercizio. Riteniamo che lavorare insieme con gli altri colleghi per promuovere il territorio sia fondamentale, come diceva Marco, la formazione. Secondo noi, lavorando con Peppone, oltre alla formazione c'è anche come la si fa, nel senso che tutte le cose vengono declinate con un nome, ma poi il modo in cui le cose vengono fatte, come l'accoglienza, la capacità di fare determinate cose, dipende da noi, dipende dalle professionalità che coinvolgiamo. Michelangelo è una di quelle persone, insieme a Franco Ferrero, a Luca Chiartano, che ci ha accompagnato in questa fase di start-up, di inizio di procedimento, ma devo dire che con Peppone c'è un valore aggiunto che ci ha insegnato, che non è tanto solo quello di aver avuto l'occasione di fare un'importante trasmissione come quella di Linea Verde e aver promosso il nostro territorio altrove, ma è quello di costruire una relazione di contenuti che coinvolga i giovani, i talenti, le associazioni e gli esercenti commerciali in questo processo che ci vede avviare una iniziativa che ritengo che debba essere condivisa con gli altri colleghi sindaci e non solo, che sono qui presenti, e questo è il vero servizio che mettiamo a disposizione del territorio con impegno e determinazione, come Pasquale devo dire che ci ha insegnato in questo periodo di collaborazione di questi anni. Grazie. Ok, io direi di entrare un po' subito nel vivo della masterclass della reciprocità e dell'argomento, no, che abbiamo scelto per raccontare quello che è il progetto che abbiamo in mente e che coinvolge tre amministrazioni, ma voglio complimentarmi con Pasquale e gli altri tre sindaci per aver invitato molti amministratori a questo appuntamento, perché l'obiettivo è quello di estendere la rete di questo progetto e di fare in modo che si raggiunga una massa critica più ampia per poter valorizzare dal punto di vista turistico, economico e delle attività che coinvolgono il mondo dell'associazionismo, della cultura, i giovani e tutti gli operatori del settore. Quindi questo è un punto qualificante dell'attività di oggi. La masterclass è Locus, come trasformare materia in desiderio, quindi come rendere un luogo storico, una cattedrale, un castello, non semplicemente una cattedrale, un castello, ma qualcosa che parla del posto in cui è insediato un attrattore turistico, un bene culturale, e come riuscire a far entrare beni architettonici, beni culturali di un'Italia minore, più piccola rispetto ai grandi centri urbani che di per sé si vendono naturalmente ai grandi flussi turistici, come fare per portare qui turismo e quindi aumentare consumi, creare occasioni per fare economia e impresa. E Peppone ci racconterà questo, come l'ha fatto nella sua vita personale. Partirei da qui, è carino raccontare un po' il tuo percorso che poi ti porta in Rai, e come il servizio pubblico, e questo è un tema che si sposa con le altre amministrazioni presenti, come il servizio pubblico nazionale è un volano
per i piccoli territori, per i piccoli borghi, e come riuscite a far scoprire questo paese che non è fatto solo di Roma, Firenze, Venezia, Milano, Torino, ma che anzi ha la sua ossatura in luoghi come Allie, San Giorgio e Castellammonte. Quindi partirei prima dal tuo racconto, come nasce il tuo approdo in Rai, e poi da lì svilupperei gli argomenti che ho brevemente elencato. Grazie. Grazie a te. Masterclass formazione, mi mettono un po' ansia, voglio dire, perché insomma, noi qua questo festival è iniziato da una cena. Quindi io, quando dico che il cibo è elemento fondamentale per la conoscenza dell'altro, non dico più bugie, questo è ufficiale, l'abbiamo fatto. Ma partire da me, perché potrebbe essere uno spunto di riflessione? Perché in tutte le cose della mia vita vado a cuore scalzo, cioè entro nella vita delle persone quando riesco a sentire, quando c'è empatia, quando mi fisso con una persona, entro nella sua vita perché sono convinto che reciprocamente ci si possa scambiare delle cose positive. E a proposito di reciprocità, questa cosa nasce dall'incontro con quella ragazza lì che sta in mezzo alla sala, che è una dirigente della Camera di Commercio di Torino, abbiamo amici in comune, mi parlava di reciprocità e di questa definizione di Zamagni che dice dare senza perdere e prendere senza togliere, che è stupenda, è una poesia. E da lì, quella sera, incontro questi tre signori a cena, perché stavamo casualmente registrando Linea Verde Tour a Torino, e incontro questi tre signori a cena. Mi avevano invitato a cena, io a cena non declino mai l'invito, e quindi eravamo a cena qua, e prima dicevo che stamattina ero magro quando sono arrivato, adesso insomma un po' meno, perché siete l'accoglienza è veramente delle migliori. E partendo da me, io sono, mi chiamo Giuseppe Calabrese, no, va bene, e ho studiato, ho fatto il liceo classico, poi ho fatto giurisprudenza, e a giurisprudenza, dopo giurisprudenza, a tre esami dalla laurea, arriva un signore a Siena e mi dice: ma com'è possibile che uno studente meridionale conosca tanti senesi? Perché io ero in un bar a fare l'aperitivo con 50 senesi e facevo cantare una canzone potentina. E questo mi ha detto: ma io sono siciliano, ho sposato una senese e non conosco neanche mia moglie, cioè dimmi come fai. E io ho raccontato sta storia, perché tutte le mattine incontravo un signore uscendo di casa, era un signore bellissimo, un quadro, era felliniano, una cosa meravigliosa, aveva questa barba enorme senza denti, e io tutte le mattine uscivo di casa, buongiorno, niente, non mi rispondeva. Questo per circa 20 giorni, tutte le mattine uscivo di casa, buongiorno, niente. Al bar mi dicono che questo signore lo chiamavano il killer. Peggio mi dite, devo assolutamente conoscerlo. E lo chiamavano il killer perché, non so se sapete, a Siena le contrade, quando incontrano e si scontrano con la contrada rivale, praticamente si schierano come le falangi armate. E chi sta al centro, in prima fila, praticamente è quello che è un po' il picchiatore più degli altri, e questo lo chiamavano il killer. E io ho detto: vabbè, questo lo devo conoscere assolutamente. Insomma, muore il padre, io la mattina della morte del padre vado e dico: guarda, ho saputo di tuo padre, mi dispiace. Da quel momento cambia la mia sorte a Siena, e quindi da che ero uno studente meridionale a Siena che occupava una casa indegnamente, divento amico del killer, e quindi tutti cominciano a salutarmi e a cercare di capire anche perché ero diventato amico del killer che non salutava nessuno. Oggi è uno dei miei amici più importanti. Comunque, questo, ho le chiavi di casa sua, nel senso che io quando vado a Siena ho le sue chiavi, e quindi ho la mia stanzetta a Siena da quando ho lasciato casa, e quindi andrò a far parte di questa comunità con grande rispetto, perché loro hanno una società, questa società
che poi è una sorta di circolo ricreativo. Io non entravo perché non volevo violare questa, la sacralità di questi riti ancestrali consumati ogni anno alla stessa maniera, quindi non entravo mai, fino a che un giorno, insomma, mi fanno entrare casualmente, entro anche in società, insomma, alla fine mi battezzano. Battezzare per voi potrebbe non significare nulla, ma essere battezzato a Siena in una contrada è una cosa rarissima, è una cosa che capita veramente raramente. E da qui questo professore, che mi aveva visto far ubriacare 50 senesi, mi invita nel suo ufficio e io dico: ma che venga a fare nel tuo ufficio? Cioè, ma tu vieni. E arrivo davanti all'università, sede universitaria, non sapevo neanche fosse la sede dell'università, e mi presento. Io all'epoca ero un po' più ciccione di ora, pesavo tipo 160 kg, non mi potevo mettere un pantalone, vado con statuta. Questo mi guarda e mi dice: ma lei chi è? Io dovrei parlare col signor Cacace. E lui dice: no, professor Cacace. Vabbè, professor. Insomma, salgo e leggo scritto: Centro per l'infertilità maschile. Ho detto: ma Dio mio, cioè già mi vedevo nei bagni dell'università a donare il mio sperma all'umanità con i giornaletti pornografici, praticamente. Ma che ci faccio qua? E lui mi dice: guarda, io devo partire per l'Antartide, tu conosci l'inglese? No. Ho detto: ma usi Messenger, non so se ricordate MSN, quel programma di trasferimento informazioni. Dice: vabbè, devi copiare questi dati, li prendi, poi c'è la segretaria, fai controllare tutto a lei. E vabbè. Insomma, fatto sta che questo progetto vince a livello internazionale. Io per 8 anni lavoro al CNR come amministrativo di un progetto internazionale che si chiamava DNA Switch Project, e con l'Università di Brighton, la Roche. E vabbè. Questo per dire, però, che cosa? Vuol dire che la capacità di avere una finestra aperta sul mondo, pronta ad accogliere chi sa volare, ed avere una finestra aperta per poi dopo eventualmente spiccare il volo quando è necessario, probabilmente ci aprirà delle opportunità. E questo è quello che cerchiamo di fare con il Festival della Reciprocità: mettere in relazione le tre comunità in modo tale da arrivare a dei ragionamenti organici diversi da quelli che potevano essere quelli di prima. E quando è la conquista più grande in questo primo anno evento beta di questo festival è quando abbiamo fatto una riunione con tutti i vostri amministratori, i tre sindaci li avevamo dispensati da tutto questo, e siamo arrivati al punto in cui dicevamo: ma qualora si dovesse costruire una piscina ad Aie, per esempio, che facciamo? Il sindaco di Castellammonte rivendica oppure la comunità di Castellammonte rivendica la piscina anche per sé, o utilizza la piscina di Aie? Qual è la cosa migliore per non sprecare fondi pubblici? Beh, tutti i 10 ragazzi che stavano nella call, tu non c'eri, non fa sì perché non c'eri. Tutti e 10 gli amministratori hanno detto: è inutile fare la piscina anche a Castellammonte. Facciamo un'altra cosa a Castellammonte, visto che le distanze sono neanche quanto Roma Nord e Roma Sud, o di tempo sicuramente la metà, allora proviamo a costruire insieme qualche cosa. E questa, secondo me, è stata la più bella conquista che abbiamo fatto, almeno in questa prima edizione. Poi come arrivo in Rai? Arrivo in Rai per un'altra storia. Torno a Potenza perché mio padre si ammalò di tumore. Mio papà era un medico, aveva capito un po' tutto di quello che gli doveva succedere, infatti poi è successo, e io torno a Potenza per stare vicino a papà. E papà non c'è più, vado in Africa in missione umanitaria per 3 anni, scusate un attimo di commozione, per 3 anni, e lì mi approccio alla disabilità, ai disabili nel continente africano, quindi gli ultimi degli ultimi, e dico: devo fare qualche cosa, assolutamente. Quindi torno a Potenza, mi apro una cooperativa per persone con disabilità, lavoro nel centro per disabilità per diversi anni come formatore della terapia del sorriso, e la sera mi apro il ristorante, perché la mia grande passione era essere oste, quindi infatti io sono un oste.
E in questo ristorante arriva un signore un giorno, una sera, gli racconto tutta la mia filosofia, perché io avevo costruito una comunità del cibo fatto di 60 agricoltori contadini, tutti lucani, che in forma amicale si sono consegnati a me, e non giocando mai sul prezzo. Ora sono una comunità loro, hanno aumentato la produzione, sono tutti autonomi, sono felici, non sono più resilienti, perché insieme hanno deciso di aumentare la qualità del prodotto più che la quantità, la qualità, e hanno seguito un percorso che insieme stiamo ancora costruendo. Questo signore della RAI arriva, mi chiede cosa facessi nella vita, dice: ah, ma guarda, un host che conosce così bene la Consecutio Temporum. Dice: ma perché ti sorprendi? Io ho detto, cioè, l'host è un artigiano. E io ho cominciato ad insultare, perché era Tarantino, e il Potenza quel giorno da poco aveva perso il suo attaccante più forte, che si chiamava Prisciandar. Non so, a voi non vi dirà nulla, ma per noi è chiaramente un idolo. Cioè, noi siamo resilienti, nasciamo resilienti in Basilicata, non esistiamo proprio. Cioè, quindi, Rocco Papaleo disse in una canzone: dateci la nostra fetta di mafia, perché neanche quella abbiamo. Non ci conosce nessuno, quindi ora è arrivata Matera, ma Matera, se ben sapete, è in terra di Bari, quindi non la calcoliamo, no. Insomma, il giorno dopo dobbiamo andare a Roma, lui non aveva la patente, gli avevano ritirato la patente, partiamo insieme, tutto il viaggio cantiamo le canzoni del Potenza e lui del Taranto, torna a mangiare da me per 5 volte e dopo la 5ª volta mi dice: tu farai la prova del cuoco. E io entro in Rai così. Questo è per tornare un po' a bomba su quello che è il tema della reciprocità. Cioè, quando c'è uno scambio puro, pulito, quando le persone si incontrano non più solo per quello che fanno. Io dico sempre che Milano è la città più provinciale del mondo. E tutti, nessuno mi crede. Tu sei Milano, e Milano è europea, ma per me è la città più provinciale, perché le persone non ti chiedono, cioè la prima domanda è: che fai nella vita? Ma che te ne frega a te? Cioè, qual è il tuo problema? È un problema se mi chiedi che fai nella vita. Tu dovresti ascoltarmi, dovresti capire che c'ho nell'anima, che c'ho nel cuore, che cosa posso trasferirti, e poi decidere se frequentarmi o meno. E non perché sono il conduttore di Linea Verde mi frequenti. Fino a 6 anni fa a Milano non ci potevo andare. Era il terrone meridionale, non so se la conoscete, la canzone degli Schiantos. E la catena d'oro, la pappa al pomodoro, cioè basso, grasso e moro, cioè io ero quello a Milano. Ora sono diventato bello, biondo, alto, occhi azzurri, ma è la città più provinciale del mondo. E noi invece nei nostri borghi abbiamo la fortuna di sapere che cosa vuol dire la prossimità. Cioè, noi siamo a tutti gli effetti il futuro di questa terra, perché la prossimità qua è cortissima. Cioè, noi sappiamo, noi la prima domanda almeno a casa mia dice: a chi appartiene, a chi sei figlio? Cioè, quello mi interessa sapere, se sei una persona per bene, se sei una persona con la quale mi posso fidare. E questa cosa qui, il viatico per la felicità è proprio questo: andare dagli artigiani e farsi raccontare le cose, come hanno fatto il pane. Dov'è quel ragazzo del pane? Eccolo là. Marco ha il desiderio di raccontare il suo progetto. Si può dire che progetto di fare? No. Marco ha un progetto di fare il gianduiotto 100% canavese. Ma il desiderio di Marco è di raccontare quello che lui fa, il fare italico, che ci invidiano in tutto il mondo. In tutto il mondo ci invidiano una cosa: il fare, gli artigiani. Questa è una cosa, è un valore che ma non può essere disperso, assolutamente. Quindi
quando abbiamo parlato di reciprocità parlavamo di questi borghi che hanno un rispetto a Torino, rispetto alle città, hanno un trasferimento tutto, vai e torni, non esiste più viaggio. Quante volte ce lo siamo detti? Non c'è più il viaggio, nei treni non parla più nessuno, cazzarola, stanno tutti o con sto telefono maledetto in mano e non parla più nessuno, non ci si confronta più. Andate a Roma, 3 ore e mezzo, ma come fai ad andare a Roma in 3 ore e mezzo? Io invece vado con la macchina, con la mia macchinina, mi fermo dove ci sono gli amici, mi faccio una chiacchiera, ospito a cena sempre e riparto. Un po' meno devo andare a cena, hai ragione, mantienete un po', hai ragione. No, invece noi abbiamo perso il gusto del viaggio, l'abbiamo proprio perso, e noi con il Festival della Reciprocità vogliamo ridare valore al viaggio. E il fatto che voi siate qui oggi è potentissima come cosa. Poi alle 5 di domenica, ma che palle. E invece siamo qui a parlare di una cosa che è proprio il racconto e di come questi luoghi dovrebbero modificare un pochino, piano piano, il racconto di se stessi. Oggi mentre venivamo al castello, abbiamo visto che ci sono alcuni negozi che hanno l'insegna in ceramica e altri negozi che non ce l'hanno. Beh, per me la comunità dovrebbe, quando va nel negozio senza l'insegna con la ceramica, dovrebbe dire: scusa, ma l'insegna con la ceramica? Tipo alla Benigni, tutti i giorni. Scusa, ma l'insegna con la ceramica? Scusa, ma l'insegna con la ceramica? Cioè, tutti i giorni dovremmo fare una cosa del genere. Perché il vero valore, in questo caso di Castellammonte, è la ceramica, conosciuta in tutto il mondo. E che cazzo stiamo aspettando? Cioè, che cosa stiamo aspettando? Se ci sono più artigiani che lavorano, ci saranno più, e riusciamo ad attrarre più gente a restare a vivere, a venire in vacanza, a venire in vacanza, a stare qui, sicuramente i vostri figli potranno vedere dove è nato il loro padre, dove è nato l'amore tra i genitori. Se sta roba non succede, noi saremo sempre costretti ad andare via, e questa cosa non va bene. Io su questo punto qui, chiaramente quando è nato il festival, quando ci siamo confrontati, oltre agli aspetti romantici che ha ricordato Giuseppe, ci sono state anche una serie di valutazioni su alcuni dati legati all'economia del canavese, ai flussi turistici del canavese, a quello che succede in Italia e a quello che potrebbe succedere qui. Quindi, una delle primissime constatazioni che abbiamo fatto. Aspetta un minuto che metta le dietro. Ok, allora un attimo di pausa. Avete sentito quasi tutto? Sì, chi non è sordo ha sentito. Molto potente, l'anno scorso si è salvato per poco. Non me lo dire. Io sono tifoso da Catamonte. Mi dispiace. Anche voi siete figli a Dio. È da 5 anni che facciamo i playoff e non riusciamo mai a passare. Pazienza. L'anno prossimo li faremo noi. Grazie. L'anno prossimo li faremo noi. Vabbè, ma lasciamo aperto. Dove siete arrivati nel mio io tutto? Ok. Quindi mo dovresti parlare tu. Ora ti faccio una domanda. Ah, grazie. No, stavi parlando dei dati, che è importante. Questo è importante. Quindi stavo dicendo che c'è stata anche una riflessione più approfondita sul tema dei flussi turistici, della cultura e di come poter provare a collocare questo territorio all'interno di uno schema più importante. In Italia il turismo pesa per circa il 6% del PIL nazionale, e
è stato dato smentito da Banca Italia. Questo è il dato, probabilmente ha inciso. Vabbè, probabilmente 12, è 12. 12. No, probabilmente meglio 12. Ante-Covid. Allora, ante-Covid, riferivo dell'ultimo dato pubblicato, ma ante-Covid 12. E mi hai fatto perdere il filo del discorso. Ecco, e quindi invece in questa terra qui siamo intorno al 4%, e questo è universalmente riconosciuto come un dato che può essere mosso. E tra le raccomandazioni e i suggerimenti che gli istituti di ricerca hanno elaborato sull'argomento c'è proprio quello dei festival che vanno alla riscoperta delle identità, delle tradizioni e delle peculiarità di un'area. Quindi il tema del marketing territoriale, della promozione dei territori attraverso le loro caratteristiche identitarie più forti, più pregnanti, è l'oggetto del lavoro di Peppone. Quindi il tema è come la RAI, il servizio pubblico, la trasmissione che conduci, esercita questa funzione, e che ricadute può avere una trasmissione come Linea Verde non solo per i borghi che visitate, ma anche per l'intera area che questi borghi rappresentano, in questo caso per il Canavese. In base alla tua esperienza, ora qui ci sei tornato per la terza volta, quindi hai avuto modo di entrare in relazione profonda con questo territorio, in base alla tua esperienza quali sono i margini di crescita, di sviluppo, e come il servizio pubblico può aiutare questi luoghi a crescere? Allora, Linea Verde è un programma sicuramente molto popolare, fa il 26% di share, e le persone ci riconoscono una capacità di racconto autentico dei territori. Ma non basta, non può bastare, nel senso che noi accendiamo una lampadina sul territorio sicuramente, però raccontiamo le buone pratiche, e quindi quando poi queste buone pratiche diventano di dominio pubblico, come il Gianduiotto canavesano, che spero di poter raccontare prestissimo, quando queste buone pratiche diventano, appunto, vengono conosciute, e la lampadina non si accende solo sul pubblico italiano, ma si accende anche sugli abitanti, perché dicono: ce la posso fare, cioè la posso fare una cosa, lo posso fare anche io, e quindi anche io posso provare a mettermi in gioco e aprire una partita IVA in più, che poi è fondamentale. Questa cosa, noi facciamo questo, cioè noi diamo una speranza. Quando arriviamo nei posti e ci dicono: sì, va bene, ma non hai fatto vedere la strada con le buche, ma ce ne frega, cioè voglio dire, in tutta Italia sono le buche, c'è ovunque, cioè non siamo in Svizzera, siamo in Italia, le buche ci sono ovunque, quasi ovunque, tranne in Trentino Alto Adige, che là, pure se vai nella malga più spersa, è tutto bello preciso, ma per il resto, voglio dire, siamo in queste condizioni, chi più chi meno. Però noi raccontiamo invece quello che di buono c'è, e questo che di buono c'è diventa uno stimolo per gli altri, e questa cosa l'abbiamo visto che funzioni, perché per esempio quando adesso vi riporto il caso di una melanzana di Calabrese, si chiama la Violetta. Beh, questa Violetta, non so se avete visto quella puntata, questa Violetta era un produttore, uno, che aveva un ettaro di terreno tutto melanzana Violetta. Questo signore è riuscito, grazie ai canali social, a vendere tutta la sua produzione in Giappone, e gliela pagavano esattamente il triplo rispetto a quando la pagavano in Italia, nel suo paese. Il triplo. Al che questo signore ha cominciato a dire all'amico: guarda che a me non mi basta, io la devo vendere, non mi basta, producila pure tu per piacere. Oggi un amico, oggi ci sono la bellezza di 24 produttori di Violetta.
di cui 7 ragazzi tornati a vivere in Calabria con il sogno della Violetta. E quando parli a questi signori della Violetta, loro ti dicono, lo slogan è, guardate la potenza della convinzione, quella è una melanzana uguale a tutte le altre, la migliore melanzana del mondo. E te lo dicono tutti. Ma io dico, non si potrebbe dire a Castellammonte la miglior tradizione di ceramica del mondo? Allora, voi siete riconosciuti, non so se lo sapete, per le stufe migliori del mondo. Beh, io lo metterei proprio come slogan, io lo metterei proprio come payoff. La più bella, la migliore stufa del mondo, Castellammonte, il paese della più bella, migliore stufa del mondo. Sì, vabbè, ma è uno stimolo. È calabrese. Quindi, cosa? Mi dica. No, ora quello ci stavo per arrivare. Ma è la stessa cosa. È chiaramente la stessa cosa. Siamo a Castellammonte, quindi parlavo di. Ma chiaramente, se mi aveste invitato a San Giorgio, dicevo la piattella. Quindi è come cambia proprio il paradigma, che come si inverte proprio, la gente diventa veramente, cambia da resiliente a felice. Cioè, resiliente è un termine che ormai ha rotto le scatole, perché è negativo. Cioè, resiliente è felice, bello, spalle alte, cambia proprio la prossemica, cambia tutto. E noi dobbiamo arrivare a fare questo. Cioè, noi dobbiamo arrivare a provare a raccontare questo. E quando mangerete il... No. Il gianduiotto. Avete visto che già abbiamo cominciato ad instillare l'orgoglio canavesano del gianduiotto. Voi quando andrete fuori direte, quando mangiate il gianduiotto da qualche parte, ma lo sai che c'è il gianduiotto canavesano? Perché quel già che è il migliore del mondo, e quel gianduiotto lui potrà assumere altre 3 persone, non dovremo scappare, è tutto là. Bisogna fare comunità. Chi vive in questi posti un poco in collina, e io sono montanaro 900 metri sul livello del mare, proprio come conosco io questo difetto, nessuno, noi dobbiamo proprio togliere il verme dentro di noi, il verme dell'invidia. Cioè, proprio bisogna toglierlo, cioè non deve più esserci. Se una persona fa qualcosa di buono, noi dobbiamo dire bravo, complimenti, bravo, anzi grazie, grazie per stare qui. Il giorno 16 noi faremo un incontro con dei ragazzi, ma sentite che bellezza, abbiamo parlato del Festival della Reciprocità forse 6-7 mesi fa, abbiamo fatto questo incontro e c'era casualmente una ragazza che avevamo invitato dell'Università degli Studi di Torino, e questi lavorano e studiano, e l'esame si chiama Design Sistemico, che io non sapevo cosa fosse e non so cosa sia. Ma questi ragazzi ci hanno presentato un progetto che noi il 16 presenteremo a Confindustria per provare a realizzare questo sogno. Qual è il sogno di ste ragazze? Aprire una distilleria usando gli scarti delle produzioni agricole canavesane. Perché hanno fatto uno studio a Torino su questo meraviglioso esame che si chiama Design Sistemico, ed è l'unica facoltà in Italia che fa Design Sistemico, e hanno capito che qui manca questo locale che fa distilleria e che utilizzi gli scarti agricoli. E noi questa cosa faremo raccontare alle ragazze a Confindustria questo progetto. Non succederà, ma se dovesse succedere che si apra la distilleria con gli scarti agricoli il primo anno del Festival della Reciprocità, penso che gli dovete fare una statua a sti 3. Eh,
E sti tre cristiani che stanno qua davanti, che cristiani si dice alle parti mie, perché ieri un fiorentino mi ha detto basta, devi finire di parlare in dialetto. Ho detto voglio, ma io ho sopportato il dialetto fiorentino per una vita. Cioè, ma vuole che il dolce Stinnovo nasce in Sicilia, lo visita appropriati, l'abbiamo subito per una vita e mo non possiamo parlare un poco in dialetto noi, no. Questi tre signori, quando hanno fatto il progetto, quando abbiamo cominciato a parlare, noi non abbiamo proprio parlato di scadenze a 2, 3 anni, 4 anni, quando sono le loro prossime elezioni. Ed è il motivo per cui mi sono innamorato di sti tre, e adesso quando sono... Cioè, com'è la canzone? Il bello, il brutto, il capo? Con la canzone là, il... No, c'era una cosa, il lungo, il corto, il capoccione, là, Sono tre pacioccone, il lungo, il corto e il pacioccone, eccoli là. Il corto e il pacioccone. Pasquale, il pacioccone. E quando mi sono innamorato di loro, perché loro non hanno proprio parlato, facciamo un evento a 2 anni perché poi si ricandida Succio. No. Facciamolo perché poi dopo... Chi verrà dopo di me continuerà in questo discorso, quindi il bene del territorio. Io non devo fare proprio, credetemi, io non so neanche, ma veramente ve lo dico, non giuro perché non mi piace farlo, ma io non so, e loro non mi hanno mai detto neanche di che partito politico sono, io non lo so e non lo voglio neanche sapere, cioè non me ne frega proprio, mi interessa quello che loro mi hanno trasferito. Che è stato a livello emozionale, a livello empatico, importantissimo. L'altro tema, hai toccato le specificità territoriali e hai fatto un riferimento alla produzione della melanzana. Il Festival della Reciprocità, nel suo concept generale, c'ha come filoni su cui si struttura e su cui è stato ideato la valorizzazione dell'artigianato Castellamonte, la valorizzazione della biodiversità e dei prodotti agricoli con San Giorgio Canavese e la valorizzazione dei beni culturali con Allie e il suo castello. E il mercato della biodiversità è stato uno dei primissimi eventi con cui abbiamo inaugurato il festival, è stato richiamato il concetto la piattella come prodotto tipico su cui poter costruire un desiderio, una narrazione. No, perché ci stavo pensando, cioè. No. Questo per dire che cosa? Che a livello di marketing del territorio, di promozione del territorio, il prodotto non basta, il prodotto deve essere raccontato, il festival serve a raccontare i prodotti e come lo facciamo? Finora come l'abbiamo fatto? Anche utilizzando veicoli diversi, cioè con San Giorgio Canavese, ad esempio, con uno spettacolo di Neri Marco Re. Neri Marco Re è un testimonial, insieme a Peppone stiamo costruendo e arruolando una serie di talent e di persone che rappresentano una filosofia di vita, un modo di intendere i luoghi, i posti, le relazioni, e fare in modo che questi diventino ambasciatori del progetto e delle nostre terre. I primi due sono stati appena citati, in autunno Neri Marco Re tornerà a farci visita per promuovere un secondo step del nostro progetto. Peppone ha ricordato l'importanza di questo appuntamento del 16 dicembre con le ragazze del progetto Fermenta. E quello che ti volevo chiedere è se in giro per l'Italia ti sei confrontato con realtà che cercano di fare lo stesso e lo stanno facendo con successo. Cioè, come dire, se abbiamo dei modelli a cui poterci ispirare, a cui poter fare riferimento e con cui eventualmente continuare a costruire dei rapporti e delle relazioni di scambio nel solco della reciprocità. Le buone pratiche in Italia sono tantissime,
veramente tante. Forse quella che più mi ha sorpreso è stata quella nel Salento, dove praticamente c'era un festival che era a Melpignano, ed è il festival della Taranta, che è questo ballo, la tarantella, di questo pizzico di la tarantola, i tarantolati sostanzialmente. E questo festival inizia con un genius loci che decide di fare il festival a Melpignano. Poi però comincia a fare le masterclass, cioè comincia ad insegnare lo stile del territorio. Quindi qual è lo stile del territorio? Qual è lo stile di quel territorio? Lo stile di quel territorio passa anche per la tarantella, per più che la tarantella, la taranta. E allora comincia a fare gli eventi non solo a Melpignano, e comincia ad andare a fare gli eventi negli altri paesi. E il giorno dell'evento nell'altro paese non solo si fa formazione, non solo si fa masterclass, non solo si fa storia, ma si balla anche. E quindi ha cominciato a portare il ballo e l'evento, un micro evento, in un altro paese. E poi in un altro paese ancora. Oggi ci sono 30 festival in... prima, scusatevi, 30 festival prima del festival della notte della Taranta a Melpignano. E oggi la Taranta a Melpignano non voglio neanche sapere quanto la stanno vendendo alla RAI quel festival. E ci guadagnano, per questi 30 festival, ci guadagnano non solo 30 paesi, ma ci guadagnano tutti i bed and breakfast, tutti i ristoratori, tutti i negozi. Sono 3 mesi invasi da gente che va a vedere i festival della Notte Taranta. Scientificamente, con scienza e coscienza, loro fanno un festival ogni 4 giorni. Bellissimo. Perché le persone arrivano e si spostano. Una settimana si fanno 2 feste. E cambiano paese. Dormono 3 giorni da una parte, 3 giorni all'altra. Hanno fatto la settimana. Pazzesco. Perché si sono messi insieme? Perché hanno deciso di parlare, hanno deciso di confrontarsi, hanno deciso di dire che il Gianduiotto Canavesano è il migliore del mondo. Perché hanno capito che cosa vuol dire essere comunità. Hanno proprio capito, cioè, e ormai per loro è chiaro questa cosa. È chiaro che dire che il Gianduiotto Canavesano è il migliore del mondo vuol dire che nasceranno almeno tre o quattro pasticcerie uguali alla sua. Lui farà sempre l'originale, ma ne ce ne saranno tantissime. Quante friselle ci sono? Quanti cannoli siciliani ci sono? Quanti gnocchi, quanti tortelli mantovani ci sono? Cioè, il tortello di Mantova è una follia, se ci pensate. Cioè, non c'è uno che non va a Mantova a non mangiare il tortello. Che è un tortello dolce, zucca, amaretto e canditi. Dici, ma com'è possibile che a Mantova ci sta l'amaretto, i canditi, la zucca insieme in un tortello? Perché è frutto di tutta la condivisione, è il frutto dello stare insieme, del raccontarsi, proprio come il cibo italiano. Se noi siamo i migliori del mondo a fare cucina, il motivo è chiaro, perché siamo stati capaci di essere figli del Mediterraneo. Perché non c'è un piatto tipico italiano che non sia il frutto della condivisione. Non ce n'è uno. La buona pratica ci dice che quando stiamo insieme possiamo farcela. La pasta al pomodoro, lo spaghetto al pomodoro, che ci invidiano in tutto il mondo, è fatto di grano che arriva dalla Mesopotamia, e il pomodoro che arriva dall'America Latina. Non c'è niente di italiano, niente. Ma si sono incontrate le culture, si sono incontrate nei mercati la triade del Mediterraneo e la cultura romano-barbarica, quindi per intenderci il grano, l'uva, la vite, si incontra col burro, con la carne, si incontrano nei mercati e fanno il miglior cibo del mondo. Noi, se non stiamo insieme,
non possiamo mai fare Gianduiotto migliore del mondo. Questa è una certezza. Perché se lo dice, se la canta lui, verrà Gambero Rosso, verrà, che ne so, datemi qualche cosa. Michelin, tre pani, cinque pani, sette pani. Ma finisce lì. E invece, se tutta la comunità dice questo, vedrete che quello sarà il migliore del mondo. Voi lo sapete che qua avete un'attrice? Lo sapete? Dov'è quella ragazza che abbiamo incontrato oggi? Marilina. Marilina, dov'è? Eccola là. Voi lo sapete che avete un'attrice? Io l'ho scoperto oggi. In tre volte ero venuto qua, non avevo mai avuto il piacere di conoscerla. Oggi l'abbiamo fatto. Perché l'abbiamo fatto? Perché ci siamo incontrati. Perché potevamo stare ognuno a casa nostra, e invece lei, che è una persona che sicuramente non ha bisogno di sentirle tutte ste chiacchiere, perché già vive in un mondo diverso da questo, si mette in gioco e viene a perdere tempo qua. Ma questo è il valore aggiunto di questa giornata. Il valore aggiunto è aver incontrato le ragazze del Plastic Free, che giù in paese, gli editori, dov'è? Eccolo là, che non doveva venire, e ora è qui perché abbiamo parlato, e adesso probabilmente entrerà anche lui nel festival da dicembre. A proposito, sappiate che dobbiamo parlare anche di questo. L'editore è lì, ci sarà qualche cosa anche a Natale. C'è lei che vogliamo coinvolgere, e la ragazza del Plastic Free mi dice: ma qua non viene nessuno. Ma qua non viene nessuno, figlia mia. Gli ho detto: ma come deve venire qualcuno? Se vai a fare l'evento e sei solo tu che vai a fare, raccogliere la plastichina. Magicamente, perché poi non c'è niente da fare, il destino è dalla parte di chi sta insieme, arriva una signora con disabilità di una bellezza disarmante. Io ancora ce l'ho impressa qua le parole che ha detto oggi. Lei va in giro con la carrozzina a raccogliere la plastica. Il suo cane fa la differenziata. È così. Ho fatto dei video, il cane fa la differenziata, lei raccoglie, e quel povero Cristo del marito sta appresso a lei a fare la differenziata. E questa ragazza va dalle ragazze Plastic Free e gli va a proporre la caccia al tesoro. La caccia al tesoro facendo raccolta differenziata. Io ho detto: signora, lei deve stare assolutamente nel Festival della Reciprocità. Ci siamo scambiati il numero, abbiamo già fatto un gruppo, lo faremo. Questo per dire, penso che stia emergendo in maniera chiara lo spirito che anima il progetto e il modo in cui stiamo cercando di svilupparlo. Tra i vari temi toccati con Peppone c'è un tema che riguarda da vicino gli amministratori locali, ed è il tema dello stile. Lui l'ha toccato nella sua ultima battuta, ha parlato di stile, di che cosa vuol dire avere uno stile cittadino, quindi un'identità rafforzata dalla bellezza. Perché riguarda gli amministratori locali? Uno degli argomenti su cui ci siamo confrontati riguarda il decoro urbano, l'arredamento delle città, il modo in cui i paesi vengono presentati, perché qui c'è un tema importante. Qui siamo in un posto bello, ma il posto è curato. Sarebbe molto meno bello se non ci fossero le palme e non ci fosse qualcuno che si prendesse cura delle palme. C'è un prato molto, molto ben curato, ci sono le rose, quindi c'è uno studio, c'è un'attenzione, c'è uno stile. Questo, Giuseppe, quanto è importante lo stile quando vai nei piccoli borghi e quando proponi attraverso il medium televisivo al grande pubblico di visitare determinati posti? Quanto è importante, che valore ha andare in un paese curato, bello e che ha da offrire di per sé una bellezza
che puoi toccare con mano. Come viene vissuta da te, che devi proporre tu sostanzialmente, vendi dei sogni e vendi dei posti, no? Ecco, che valore ha questo sulle trasmissioni che fai? Questo è l'ultimo intervento, non vi preoccupate. So che ieri hanno fatto uno di 3 ore, noi no, 1 ora massimo. Quindi dopo eventualmente, solo se volete fare domande, restate, se no abbiamo finito. Arrivederci. La redazione di Linea Verde, quando, e quindi tutte le redazioni, e quindi gli occhi di tutti, sono attratti dalla bellezza. La bellezza ti ingentilisce, ti dà la possibilità di narrare in maniera diversa tutto. Quindi la domanda è, la risposta è semplicissima, e bisogna avere cura. Bisogna prendersi cura non solo delle persone, ma anche dei luoghi in cui si vive. È troppo importante. Allora, io con questo adesso vorrei, se qualcuno vuole fare delle domande, le può fare, perché è passata 1:10 e mi ero ripromesso di fare 1 ora, ma non perché io non voglia stare con voi. Io starei qua tantissimo tempo, ma non vorrei che nessuno domani dicesse: che palle, l'incontro con Peppone è durato tantissimo e mi sono annoiato. Quindi se volete potete fare qualsiasi tipo di domanda, anzi, se ci sono degli interventi, se qualcuno ha da raccontarci una storia, se qualcuno pensa che si debba fare qualche cosa per il festival e per le vostre città, venitecelo a dire, perché diventa carta scritta, come scripta manent, verba volant. Quindi se volete venitecelo a dire, altrimenti facciamo i saluti dei sindaci. Ah? Dicembre ce lo venite a raccontare voi, perché c'è un'altra bellissima iniziativa a dicembre, frutto dello stare insieme. Abbiamo trovato una collaborazione con un paese molto famoso nell'area veneziana. Grazie a tutti. Quindi se ci sono domande, se volete intervenire, condividere delle idee, perché come avete capito ci nutriamo di idee altrui per alimentare i nostri sogni, sentitevi pur liberi di farlo. Io mi avvicino magari con il microfono per facilitare l'interazione con Giuseppe. Partiamo con il racconto di quello che succede a dicembre. Se chi Andrea, dai. Se devo annoiare qualcuno, io sono quello giusto. Però io volevo chiedere a Peppone, prima di poter intervenire, quando ho parlato di fermenta e di economia circolare, perché è stato citato il design sistemico, ma in realtà c'era un aspetto interessante che abbiamo analizzato a lungo con Peppone per progettare questo primo festival, che è quello di coinvolgere i giovani talenti. Quindi c'era anche il conservatorio, perché poi essendoci tante collaborazioni qualcuna la dimentichiamo, ma in realtà la volontà è stata quella di parlare con le Proloco, con le associazioni, con i giovani trasversalmente rispetto ai contenuti, piuttosto che rispetto a delle idee preconfezionate, che non è una banalità, è proprio un approccio che è cambiato ed è stato fatto un lavoro. Noi ad esempio è 7 anni che facciamo 3 terre canavesane, ma come il 22 non abbiamo mai faticato tanto a lavorare insieme a dei professionisti come voi, ma ne è valso la pena. Soprattutto perché abbiamo stretto ancora di più le relazioni tra i giovani, l'associazionismo e l'artigianato con le amministrazioni locali, per diventare un pochino più pratici nel confezionare delle iniziative che potessero avere una ricaduta sul territorio, che è quella che tra l'altro maggiormente manca in questi anni che amministro. Economia circolare è quella di queste ragazze, nel senso che l'idea straordinaria è di recuperare, in questo caso, i rifiuti per portarli, o gli scarti di lavorazione per portarli in un cocktail. Ma in realtà questa economia circolare può essere molto più ampia, ma può essere anche politica. Dovremmo fare economia circolare tra amministratori per avere ricadute maggiori e poterci mettere a sistema e lavorare insieme senza dover pensare alle fusioni, alle unioni, cioè agli atti amministrativi che sono deputati a coloro che
si occupano di politica, diciamo, in senso più strutturato per il paese. Noi penso che a livello locale dovremmo preoccuparci di più di creare delle reti efficaci di economia circolare tra amministratori, piuttosto che pensare a costituire delle mezze sovrastrutture che abbiamo partecipato negli anni a fare, che abbiamo fatto negli anni, ma che abbiamo capito che non funzionano. Cioè, se continuiamo a fare riunioni su riunioni per teorizzare quale dovrebbe essere il nostro futuro, il presente passa e siamo sempre nel futuro. E questo è un altro aspetto però fondamentale, lo dico perché ci sono i sindaci presenti e ci sono anche, diciamo, i politici presenti. Noi avremmo bisogno sostanzialmente di una maggiore collaborazione per cercare di avvicinare queste distanze che non esistono, ma che noi vediamo ancora tra campanili, per lavorare insieme come fanno i giovani, per fare economia circolare, ma nell'immediato, cioè da domani, da dopodomani, perché potrebbe essere il grimaldello che fa cambiare il modello di sviluppo già da subito. E quindi secondo me l'invito è proprio quello di cercare di trovare quegli amministratori che non necessariamente con noi debbano fare delle cose, ma tra di loro le facciano, in maniera tale che con l'evoluzione del tempo questi aggregati si possano strutturare meglio. E il coinvolgimento dei giovani per noi è una prerogativa. Questi ragazzi hanno abbastanza fantasia e hanno abbastanza libertà mentale per non legarsi a determinati stereotipi che gli consentono di fare dei progetti anche più futuribili dei nostri. Noi pensiamo sempre di ragionare alla grande per il futuro, ma in realtà non guardiamo neanche al di là delle nostre scarpe, perché il risultato pratico del territorio ci dice che è anni che parliamo, ma i risultati sono questi. Quindi, diciamo, qualcosa non deve funzionare, se no continuiamo a raccontarci delle cazzate e non va bene, soprattutto perché i giovani poi questa cosa la vedono con un'attenzione maggiore. Perché sono troppo più veloci, cioè il risultato è troppo più immediato, cioè è proprio ta-ta. Noi invece la poesia, ma ci vuole il risultato. Cioè, oggi dicevo a Pasquale, questa giornata di oggi era bellissima. Scusa. Era bellissima questa giornata di oggi, con la possibilità di mangiare per strada. Va fatta di almeno 2 giorni, almeno il fine settimana, perché le persone devono venire qua, devono dormire, cioè devono stare qui a dormire. Sono troppo più veloci i ragazzi di noi, ma veramente troppo più veloci. Qui dobbiamo affidarci, come chi diceva che la fase creativa è tra i 16 e i 22 anni. Noi dobbiamo affidarci. Quindi Fermenta è un progetto che veramente vi prego di sostenere, cioè proprio sostenetelo e proviamo a farci dire le cose e non guardarli sempre dall'alto come noi i detentori del sapere, loro i cretini che stanno avvicinandosi adesso alla vita. Ma che? Questi già ci hanno fregato. Ma avete visto i vostri figli come giocano? Noi a 4 anni... Di che parliamo? E poi perché è anche importante il lavoro che è stato fatto con i colleghi, secondo me con il coinvolgimento di Confindustria, perché quando abbiamo chiesto di farlo in una cena di Confindustria con gli industriali canavesani era per dimostrargli che c'è la volontà attraverso Fermenta di crearne altre iniziative del genere. Loro hanno il CIAC e quindi abbiamo messo insieme i licei, le scuole, abbiamo fatto con il festival anche questo scambio scuola-lavoro con il Botta di Ivrea, con Caluso, con Castellamonte e adesso con il CIEC, perché poi le scuole professionali, se ne parla tanto adesso nella politica nazionale, ma in realtà noi avevamo ereditato un passato con le scuole professionali di un livello, di un certo livello, e oggi è diverso quel target. Oggi se gli dici a uno che a mia figlia, perché io ho 2 figlie, gli dico vai a fare la panettiera, non si sente magari gratificata come se gli dicessi vai a fare il medico. E in realtà se lo fai come devi farlo e se hai una scuola di un certo livello è lo stesso il risultato che puoi ottenere, anzi magari se ti piace è anche migliore. Ed è per questo che noi ci siamo, come dire, messi in mezzo e abbiamo cercato di rischiare molto, mettendoci a fare una cosa che normalmente non facevamo da sindaci, ma un po' animatori di comunità, un po' di presidenti di Proloco. Poi ci siamo resi conto che non possiamo fare tutto, però questa roba è forse quello, forse un aspetto. Stessa cosa il canale di Caluso, abbiamo il canale che passa, non riusciamo a metterci insieme 4 creature, 4 sindaci tra
tra Spinetola, Castellamonte e Chivasso per chiudere un progetto intorno a un canale che è dal 1500 che è lì, che è un valore storico incommensurabile, e stiamo ancora discutendo di sistemi massimi e ci mancano proprio le basi elementari. Ma questi sono limiti che ci dobbiamo dire che abbiamo dei problemi per risolverli, perché se finché continuiamo a raccontarci che questi problemi non ci sono, secondo me non abbiamo la concretezza di affrontarli seriamente. Invece se si chiamano dei professionisti per valorizzare gli artigiani, secondo me tutta la filiera di mezzo deve essere autentica, come dice Peppone. Qui chi prende per il culo qualcuno poi alla fine emerge, viene fuori che ha tradito questo patto di comunità, e il patto di comunità è un valore se ci si crede tutti. Quindi meglio essere pochi ma buoni che non pensare di essere in tanti, quando poi alla fine le cose restano sulla carta. Ed è questo lo stimolo. Ho voluto dirvi queste cose perché sono parte dei discorsi che ci siamo fatti. Io ci credo molto. Credo molto che questo slogan della migliore stufa del mondo sia una cosa molto interessante, molto profonda. Non è solo una comunicazione fine a se stessa, ma è molto utile. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di fare qualche giorno di vacanza in Sicilia. Mentre pensavo al nostro progetto sono andato a trovare degli artigiani, perché sono abbastanza curioso di intole. Allora mi sono messo a chiacchierare, ho fatto un ragionamento e lì abbiamo ragionato sul fatto che gli spiegavo che qui vedevo una realtà che si differenziava tra gli artisti della ceramica e gli artigiani della ceramica, una roba medievale. Cioè vado là e dice no, ma guarda che gli artisti e gli artigiani devono lavorare insieme, nel senso che l'operatività dell'artigiano può essere tale per cui, mi facevano l'esempio, facciamo una sfera di ceramica, una palla rotonda, più o meno grossa come una boccia, un po' più grande, un po' più piccola, e gli fai un foro in mezzo, basta, e la metti lì nel negozio. Chi arriva, che sia l'architetto, che sia l'artista, che sia quello che è, lui la prende e ne fa quello che vuole in installazioni diverse, e possono diventare degli elementi molto semplici, ma coinvolgendo altre figure di una filiera, tu trasformi il tuo progetto artigianale in un'operazione artistica senza neanche fare lo sforzo. Cioè non ci devi neanche pensare, devi essere solo mentalmente aperto al fatto di metterla con quella logica, quella palla sul banco, e dici che cos'è? Dimmelo tu che cos'è, è una sfera bucata. Se tu sei capace a farne qualcosa, e da lì è nato un discorso che però faremo più tardi, finito, perché ce n'è già la versione beta di un'altra iniziativa. Invece la prima è nata da una suggestione del sindaco di Castellamonte, perché tempo fa, mentre chiacchieravamo, mi disse, quando è stato eletto sindaco aveva fatto una dichiarazione per la festa della ceramica, per la mostra internazionale della ceramica di Castellamonte, e mi dice io avrei piacere che Castellamonte diventasse la Murano della ceramica. Allora ci è capitato di fare un giro fino a Murano, siamo andati a trovare gli amici di Murano e gliel'abbiamo detto. Allora quelli di Murano hanno detto, allora se l'ha detto lui facciamolo. Quindi per Natale l'idea che abbiamo in mente è di portare un albero di Natale di 8 metri di altezza con oltre 1000 tubolari di vetro di Murano, che è stato esposto per la prima volta, unico oggetto privato che ha mai varcato la soglia della Piazza San Marco di Venezia, è stato esposto lì, poi è stato esposto in altre importanti città italiane e estere. Noi siamo riusciti a farlo arrivare nelle tre terre canavesane. Faremo questa operazione perché questo albero sarà l'albero della reciprocità, e intorno a questo albero di vetro di Murano verranno tolti una decina di tubolari di vetro che compongono questa realizzazione dei maestri di Murano, verranno inseriti una decina di tubolari di ceramica di Castellamonte e delle città della ceramica italiane. Uno l'ho già prenotato a Catania, per cui uno ci arriverà a breve in una spedizione, così il primo già l'abbiamo preso. L'albero della reciprocità però è la reciprocità tra gli artigiani di Castellamonte e della ceramica italiana e di Murano, perché questi artigiani hanno patito in particolare negli ultimi 3 anni due cose incredibili. Prima di tutto il Covid, per cui Venezia e Murano in 2 anni non hanno più visto il turismo e quindi le vendite hanno già patito. Quando hanno intravisto
una via d'uscita dal Covid, e quindi siamo stati a Murano a vedere la vitalità di Venezia ritornare al periodo pre-Covid, si sono trovati il problema energetico, ed essendo aziende energivore, sia quelle del vetro che della ceramica, perché hanno una serie di similitudini che arrivano dalla terra, dalla lavorazione ad alte temperature e quindi energetiche, abbiamo chiesto loro di collaborare. Loro alla fine hanno accettato, abbiamo voluto condividere questo, ma ci siamo presi un impegno che, oltre al messaggio, per cui la Regione Piemonte ha aderito, la Camera di Commercio ha aderito, oltre al messaggio che vorremmo trasportare poi in giro per l'Italia, partendo da Castellamonte, che è nobile ma che è anche utile a far sì che gli artigiani sappiano che c'è una filiera pubblica e privata che li vuole tutelare, perché sono un valore assoluto a livello nazionale, abbiamo chiesto loro di fare delle cose insieme, perché la parte pratica, cioè la realizzazione congiunta di oggetti fatti insieme, mette, come dire, in moto l'operatività degli artigiani, che sono quello che ci chiedono. Dicono: va bene il messaggio, va bene la tutela, ma materialmente che si fa? Perché poi noi siamo gente, come dire, pratica. Allora, visto che a maggio con il festival avevamo ospitato il maestro Tornabuoni, che è il maestro di sigari, uno tra i più importanti d'Italia, che esporta in tutto il mondo, e abbiamo a Castellamonte è stato realizzato il primo prototipo di umidor che contiene questi sigari, e il maestro Tornabuoni ne aveva ordinati, non so se 300 o quello che è, abbiamo proposto al maestro Tornabuoni di realizzarli in ceramica con il coperchio in vetro di Murano. Il maestro Tornabuoni ci dice: sì, va bene, ma io sto cercando delle ampolle di vetro per poter fare delle essenze da abbinare ai sigari, che sarebbe ideale che chiedessimo quelli di Murano di farci, perché così ne facciamo un altro che a me servirebbe, perché esportando in tutto il mondo sono dei messaggi, sono dei simboli che sono molto richiesti, e quindi questo collegamento potrebbe avere degli stimoli. Allora abbiamo cercato tra i giovani, i meno giovani, tra artisti e artigiani, altri che volessero pensare a degli oggetti che potrebbero avere una praticità nelle nostre famiglie, che possono essere anche esportabili, per poter lavorare insieme alle terre delle ceramiche nazionali con Murano. E quindi noi ci aspettiamo che con dicembre questa altra startup possa evolvere con questo principio, e noi riteniamo che questo sia un valore altissimo, soprattutto perché questa iniziativa del festival non deve rimanere, a mio avviso, locale, cioè deve essere itinerante. Se questo albero da Castellamonte andasse a Matera e si portasse dietro Murano e facesse il giro a Potenza, sarebbe anche un altro aspetto utile a far conoscere di che cosa siamo anche capaci a fare. Grazie. Se non avete altre domande, se non avete, cioè non ne avete domande, non l'avete fatta. Nel senso che, però, sindaco, che piacere, che onore. Comunque, il maestro Tornabuoni viene a Castellamonte e nelle Tre Terre grazie al Festival della Reciprocità, e abbiamo creato un'altra connessione col Festival della Reciprocità. Questo per dire che quando ci sono le energie positive in campo non c'è niente da fare, si sentono e si vedono. Prego, sindaco. Io volevo fare prima di tutto un complimento ai tre comuni che sono riusciti a lavorare insieme. Io sono sindaco dal 2019, sindaco di Rivara, per chi non mi conosce, e lavorare insieme, io sono uno, Pasquale mi conosce molto bene, che ci crede in queste cose di lavorare insieme, ma la difficoltà di lavorare insieme è enorme, enorme. A parole siamo tutti bravi, tutti cerchiamo di lavorare insieme. Io faccio parte e sono presidente della comunità montana Alto Canavese, Unione Montana Alto Canavese, siamo quattro comuni, ma non riusciamo a lavorare insieme. Questo è brutto, perché se non si lavora insieme non si riescono a ottenere quello che stava dicendo giustamente Andrea. Si fanno tante riunioni, ci sono altre cose dove siamo insieme, dove però è sterile, non ha ancora prodotto niente. E questo, difatti, prima o poi vedremo come, io e Andrea vedremo come risolvere questa cosa. Il lavorare insieme è fondamentale se si vuole fare qualcosa. Noi nel nostro piccolo, mio piccolo, dal comune di Rivara, abbiamo fatto una cosa che ha potuto dare dei frutti. Ho messo insieme le associazioni.
abbiamo creato un'associazione di secondo livello con 11 associazioni che si sono messe insieme per lavorare insieme, e quest'anno siamo riusciti a fare il Festival del Gelato Italiano Artigianale. Abbiamo avuto arrivare a 2500 abitanti, in 2 giorni e mezzo abbiamo avuto 15.000 persone che sono venute a trovare, e siamo stati presi in contropiedi perché non ce ne stavamo che c'era tanta gente così. Infatti prossime volte faremo meglio. Ma, e poi una cosa importante, come stanno facendo loro, la qualità. Non abbiamo fatto il gelato italiano solo prendendo il gelato, la Motta, Samsung, tutte quelle che ci sono. Sono venuti gelatieri da tutta Italia, maestri gelatieri, per fare questo. Da Taormina, dalla Sicilia, c'è venuto dalla Campania, da Roma, da Pisa, dall'Alto Adige, da Bergamo, che ha fatto anche il gelato per il cane. Per chi era venuto. Quindi bisogna puntare a fare qualcosa di qualità e di farlo insieme. Fare insieme, ripeto, appunto, diventa difficile. Un'altra iniziativa che avevamo fatto noi, dove ho trovato una difficoltà enorme, è una cosa completamente diversa. Ne parlo perché siamo qui con questo castello. Ci è stato proposto di fare un film sul Canavese. Stessi battiti si intitola, è di Gasparro. È la storia di un ragazzo, di un ciclista, e io cercavo dove essere ambientato in questo territorio. Ebbene, io ho bussato a diversi comuni, nessuno, ma non ci interessa, ma questa cosa non... Abbiamo già l'attrice. È già stato fatto il film, Ah, è il prossimo. E difatti una parte delle scene del film sono ambientate in questo castello. Due dei protagonisti abitano in questa... Difatti si vede nel film questo castello. Quindi Castellamonte qualcosa ha fatto, ha collaborato, vi dico subito, Ozegna e noi. Nessun altro mi ha dato una mano. Rivarolo diceva il Giro d'Italia, un altro aveva un'altra cosa e l'abbiamo fatto solo noi. Il paese vicino, gli ho chiesto per fare l'arrivo, in salita, aveva un bellissimo posto. Questo paese mi dice, ma fammi la domanda, poi dobbiamo passare in giunta, poi dobbiamo vedere questo, poi vediamo vedere il contributo, poi vedere... No, io un contributo non lo chiedo, perché avevamo già pagato noi come comune questa parte. Niente da fare. Sì, l'altro... Se lei ha già pagato, noi potremmo pensare di... il paese a fianco ha alzato il telefono e mi ha detto, manda su... E l'arrivo l'abbiamo fatto in un altro paese, che è Prascorsano. Quindi... e viene nominato nel film. Io ho chiesto questo all'autore del film, non deve essere un'ambientazione, deve essere poi nominato il paese e il territorio. Difatti Rivara viene nominato moltissime volte in questo film e sta girando tutta Italia questo film. Quindi, e allora, però quello che dico, che quello che sta dicendo, ha detto Andrea prima, è che dobbiamo crederci noi come amministratori e dobbiamo cercare di lavorare e tirare giusto maledetto campanile. Il campanile è bello, ma deve essere diventare una cosa architettonica e non un muro. Chiedo scusa di essere intervenuto, ma volevo togliermi questo sassolino dalla scarpa. Grazie. Beh, è in linea, lui è in linea, perfetta, in linea con... Non lo sappiamo se possiamo lavorare con voi, ma insomma, ci penseremo. Allora, io vi ringrazio di nuovo, davvero di cuore. Ora però la scena io la lascerei un attimo al produttore del miglior gianduiotto del mondo, che ci racconta la filiera, così noi usciamo da questo schema del tavolino che mi urta i nervi. Vieni qua, raccontaci che stai facendo, così poi dopo vedrai che a Macchiadolo sarà il miglior gianduiotto del mondo, fidati. Sono molto mio agio. Ma non ti preoccupare, va, tranquillo. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per avermi chiamato qua. Niente, praticamente io assieme a mio fratello, mia cognata, la nostra famiglia abbiamo un'attività, un panificio, pasticceria. In particolare mi occupo della pasticceria. Adesso appunto come progetto abbiamo... Per caso hai un gianduiotto? Adesso no, non ancora, ma ci sarà occasione. Niente, appunto abbiamo tirato fuori questa iniziativa per collaborare con varie aziende del Canavese, di tirare fuori questo gianduiotto prodotto 100% con nocciole canavesane, IGP. Con questo appunto collaboriamo con vari produttori che sono Perrone, Revella e anche i Tre Re.
E niente, appunto, la nostra idea è di tirar fuori questo prodotto di nicchia per sviluppare un po' di lavoro nel nostro canavese. Bravo. Bravo. Grazie. Allora, domani mattina, quando lo vedete per strada, ditegli grazie. Grazie a tutti. Buonasera.